Quello che non ti aspetti è che nessuno in casa biancoscudata alla vigilia osava sperare. Contro la capolista Gelbison, la Nissa ha ottenuto la prima vittoria stagionale e soprattutto ha fatto intendere che con la cura Golesano, tecnico che in settimana aveva diretto un paio di allenamenti e che da domani diventerà il nuovo allenatore dei Nisseni, la salvezza non è un'utopia. Per tutto il primo tempo la Nissa ha mantenuto un atteggiamento guardingo finalizzato unicamente a contenere i titolati avversari. I biancoscudati sono arrivati al tiro senza esito al 12° con Ruggeri e un minuto dopo hanno consentito agli avversari la prima conclusione, ma il tiro di Galantucci è finito al lato. La Nissa ha rischiato di capitolare al 18° quando Senè, ben incuneatosi al centro aria, ha superato il portiere nisseno ma ha concluso sull'esterno della rete. Prima del riposo, ospiti ancora in avanti con Senè che al 34° ha concluso a rete da posizione impossibile colpendo la traversa e che al 43° è impegnata ancora a Mendola. La Nissa ha compiuto il miracolo nel primo quarto d'ora del secondo tempo. Al 5° su cross di Savasta e difettoso disimpegno di Magliocca, Ruggeri ha potuto battere a rete da distanza ravvicinata. Fantastica la replica al 10° quando Savasta ha servito per un prezioso pallone che il giovane nisseno ha trasformato in gol. La reazione della Gelbison si è manifestata al 13° con un tiro di pecora parato da Mendola, ma subito dopo la Nissa ha fatto intendere che questa era la sua giornata. Tre le conclusioni a rete consecutive dei biancoscudati. Al 19° ha concluso da lontano Bika Badan, al 22° Arnon ha tentato di inquadrare la porta avversaria con un diagonale, al 28° Avola sul calcio di punizione ha costretto Spicuzza ad un impegnativo intervento. Nel finale di gara è diventato protagonista il portiere nisseno Mendola, molto bravo a salvare la propria porta al 30° su tiro di pecora e al 36° su Senè lanciato a rete da Galantucci. Per la Nissa il campionato riparte oggi. Abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo avuto tre occasioni importanti, abbiamo concesso pochissimo a una squadra che comunque voleva vincere per la prima volta, abbiamo pagato a caro prezzo le due disattenzioni nei primi 10 minuti del secondo tempo che ci sono costate la partita. Abbiamo giocato con tanto impegno, spirito di sacrificio, concentrazione, proprio con la voglia di portare il risultato a tutti i costi.